Buongiorno amici, oggi giovedì 25 aprile, io mi trovo a Castel Bolognese per un'altra gara. Non è una gara di 10 km, non è una mezza maratona, ma è una ultramaratona, si chiama 50 km di Romagna, che fa parte del trittico di Romagna. Questa gara io ci tengo e voglio fare bene. Andiamo a ritirare il pettorale, faccio il video del percorso e scopriamo come va a finire questa gara. Andiamo. Giornata perfetta, io sto bene, nel senso che mi sono preparato bene per questa gara. Ci siamo, c'è Lorenzo, c'è Nadia, che numero sei Nadia? F32. F32, 142. Io ancora devo andare a prendere il video. Vai. Ci siamo Lorenzo? Dai, ci siamo. Oggi? Fresco, si sta bene, la compagnia è bella anche oggi. Sì. Oggi dobbiamo fare una bella gara. Oggi bisogna impegnarsi. Oggi non si scherza, lo sai, no? Non ci sono più le scuse, non si può dire che questa è una gara di allenamento, magari troppo caldo. No, oggi non si scherza. Oggi facciamo sul serio, giusto? Sul serio. Dobbiamo arrivare al traguardo quasi morto. Però felice, dai. Felice, sì. Morti no, forse se arriviamo morti vuol dire che stiamo andando piano. Sì. Meglio arrivarci brillanti, dai. Esatto. Tu l'anno scorso, scusa, avevi finito in 2-3 ore? Magari 2. 3:53. Io invece avevo fatto 3:48, sì. Quest'anno il tuo obiettivo qual è? Di finire sotto le 3:50, dai. No, rimaniamo sulla... No, non sotto le 3:50. Te sei troppo ottimista. Quest'anno devi fare 3:30. No, sei troppo ottimista. Non puoi mangiare 20 minuti. No, si può, perché la condizione non è quella dell'anno scorso. Tu ti sei allenato molto di più e stai bene, quindi. Comunque... Siamo così alti proprio le aspettative. No, comunque l'aspettativa è quella di fare 3:30 e poi si vedrà. Giusto? Se riusciamo a fare questo tempo va bene, se invece non riusciamo a fare e arriviamo a 4 ore va bene lo stesso, ci divertiamo lo stesso, giusto? Ok, sì. Bene, vado a ritirare il pettorale. Allora ho preso il numero 386 e poi ci hanno dato una bellissima borsa che è con il logo di 50 km di Romagna. La borsa è grande per la gara, vanno benissimo. Ok, andiamo. Facciamo un po' di riscaldamento. Vai, Zucco! Anche se questa gara è lunga, 50 km, però il riscaldamento serve perché oggi anche fa freddo. Quindi prima di partire un po' di chilometri di riscaldamento. Anna, che ha fatto grandissime cose sempre, ma quanto mancano? 4 minuti. 4 minuti alla partenza. Siamo appena siamo partiti, ho visto tanti atleti partire troppo forte. Io invece sto andando adesso 4:25, è un ritmo perfetto che voglio tenere questo ritmo almeno per prima di arrivare alla salita, però dove ci sono quelle parti che strade sale ovviamente io rallento un pochettino. Ok. C'è anche Lorenzo e poi questi 50 km di Romagna è una gara comunque molto dura, però ci sono anche molte ragazze, vedo più donne rispetto ad altre maratone. Oggi Lorenzo corre con le scarpe Mizuno Rebellion 2. Uno. Rebellion 1, sì, per l'anno scorso. Io invece con Alpha Fly. Questa
l'ex2 che mi trovo bene. Bene, ancora siamo qui a Castel Bruno di Enza. Prima che l'ho. Proprio veloce, no, va bene. Sì. Abbiamo corso 2,5 km, siamo ritornati in piazza, vedete? E poi anche Pensapini che come al solito corre con siamo quasi al 5° km. Siamo usciti dalla città, la strada di Campania. Come vedete, la strada qui è leggermente sana, ma c'è una pendenza di 2%, così. Abbastanza scorrevole. Come dicono i ciclisti, pedalabile. Rilassante. Sì. Il nostro ritmo 4,20, i battiti su 140, 142. Direi che va bene. Siamo al 7° km, primo ristoro, c'è l'acqua, io bevo un sorso d'acqua, non voglio bere troppo perché ho paura dopo mi viene il vomito come la maratona del Lamone. La strada sale un pochino ancora, c'è una leggera discesa, poi leggera salita, andiamo avanti. Io devo stare attento, non devo esagerare perché la gara è lunga, mancano ancora 40 km. Siamo a Riolo Terme, ecco, c'è anche più avanti il cartello di Riolo Terme. Bene, vado. Ecco, c'è anche un po' il tifo qua, grazie. Ok, abbiamo superato secondo il ristoro, siamo al 12° km, la salita finita, adesso c'è un pezzo di discesa, guardate. 2 km dopo Riolo Terme, la strada sempre pianeggiante, poi adesso c'è un'altra pezzettina di salita, non è una salita ripida. Mi piace quando la strada, il percorso cambia, ci sono le curve, salite, discese, questo è il percorso che mi piace tanto. Guarda, siamo veramente fortunati perché il tempo è molto ideale per queste gare. È un po' nuvoloso, non piove, c'è l'aria fresca, sensazione buona fino adesso, solo che mi sa che sta andando un po' forte, 4,20 è un po' troppo, però tengo sempre sotto controllo i battiti che non deve superare 145 per ora. Poi seconda parte delle gare vediamo, adesso è ancora presto, devo risparmiare solo energia, non devo aumentare i battiti perché dopo vado in crisi. Bene. Anche Lorenzo ancora non è partito, nel senso che lui sta sempre davanti a me, 20 metri, ancora non ha accelerato, sta andando con ferro alla mano tirato, io lo so, e lui sta bene oggi, può andare molto più forte. Siamo al 15° km, ritmo 4,23, battiti 145. Ragazzi, siamo al 25° km, da adesso in poi inizia la vera salita, andiamo, vorrei tenere il ritmo, i battiti su 150, perché dopo questa salita non sarà facile per arrivare al 50° km. Lorenzo vuole andare un po' più piano in salita, però lo so che più avanti mi supera. Andiamo. Yeah.
grazie. Finite la salita, 31 km. Bevo un po' di Coca-Cola, adesso inizia la discesa, quindi mancano 20 km, devo fare un passo regolare fino all'arrivo. Ok, adesso recupero un po', volevo fare la salita con i battiti. 150, alla fine ho fatto 157, 158. Non ho tirato tanto, perché ancora mancano 20 km. Dai, dai, dai. Andiamo. Are you fit now? Bravi. Non è così facile. Facciamo sì. Chi va piano, va sano, va lontano. Sei andato sulla scheggia, hai visto? Questa signora, no. Ragazzi, dopo la gara mi trovo qui nelle stende di Croce Rossa perché ho avuto un calo di pressione, non riuscivo a camminare, mi hanno misurato la pressione, stanno facendo il flebo, adesso mi sento un po' meglio. Dopo quello che mi è successo alla maratona del Lamone, che stavo molto bene, poi al 33esimo chilometro ho avuto il vomito e niente, mi si è rovinato la maratona. Allora ho detto dai, per questi 50 km di Romagna cerca di mangiare di meno. Infatti ieri sera ho mangiato la pasta, poco, 150 grammi così, e con un po' di parmigiano sopra. E stamattina ho fatto una colazione leggera. Ma durante la gara avevo paura di prendere il gel perché sempre mi veniva in mente quello che mi è successo alla maratona del Lamone. Ho detto, non è che di nuovo vomito, perché io non sono abituato di prendere il gel. E quindi non ho preso il gel, ho preso solo Coca-Cola durante il ristoro, dove c'erano i ristori, ho preso solo quelle e basta. E dopo cosa è successo? È successo che fino al 42esimo chilometro stavo molto bene, e stavo bene nel senso che non avevo dolori nelle gambe, non avevo calo energetico, eccetera. Dopo ho visto che non mi sento bene, allora ho continuato a stringere i denti fino all'arrivo, e poi c'era Croce Rossa, sono andate lì, loro mi hanno misurato la pressione, allora mi hanno detto che no, tu devi fare prelevo minimo perché c'hai la pressione troppo bassa, perché non ti sei alimentato bene. Io penso che sia per questo motivo qua. Quindi stavo quasi per svenire. Però sono contento perché il mio obiettivo era quello di arrivare quasi morto, quindi sono arrivato quasi morto. Tutto sommato, dai, va bene. La gara è così, noi non è che veniamo qui per fare una passeggiata, noi veniamo qui per dare il massimo, no? C'è soddisfazione questa, che tu arrivi, che dai il tuo massimo e poi il risultato è quello che è. Se riesci a fare bene, ok, se va male, sei contento lo stesso perché non ti sei risparmiato, hai dato tutto. Ok, oggi comunque è andata così, e questa è una gara che non si scherza. La cosa più bella è che sono riuscito a gestire molto bene, soprattutto la prima parte delle gare guardavo sempre i miei battiti, che secondo me è fondamentale guardare i battiti, non si può superare qualche Z3 importante in una gara così lunga, e poi anche il ritmo, quindi quello che conta di più sono i battiti, dopo il ritmo per me, dopo ognuno fa il modo suo, ognuno corre il modo suo. Quindi così sono riuscito a gestire bene la mia energia. Infatti quando ho finito la maratona era 3 ore, quasi 6 minuti, 5 minuti mi sa, adesso devo guardare su Strava. Però fino alla maratona ho corso bene. E poi fino alla maratona c'erano tutte quelle salite, no? Salite, strappi, discesa, salita. Non era una gara facile. Tutto sommato va bene.
Adesso Lorenzo mi ha mandato un messaggio, ha detto che c'è anche per M di categoria, vuol dire che non sono non sono andato così male. 3 ore e 50, l'anno scorso ho fatto 3 ore 48, 2 minuti in più. Vabbè, succede. Però dai, pensavo peggio, invece va bene anche così. Se riuscivo a tenere il ritmo gli ultimi quali 8 chilometri, potevo fare anche sotto 3 ore e 40. Infatti, perché come stavo andando, mi veniva sotto 3 ore e 40, invece negli ultimi chilometri il ritmo era troppo basso, 5,50, quasi 6. Forse non so, anche più di 6, perché le gambe erano bloccate, tutto era bloccato. Io non so come, quando sono arrivato all'arrivo non riuscivo nemmeno a parlare. Adesso, dopo che mi hanno fatto felebo, e poi c'era anche la dottoressa, ha fatto anche una puntura, non so cos'era, però mi sa che ha funzionato, mi sento meglio adesso. Ok, adesso vado a prendere il premio, dopo mangiamo qualcosa qui, magari anche una piadina, perché no? Ok, e poi ci vediamo alla maratona di Praga, sì, 5 maggio. Andiamo alla maratona di Praga, che anche lì sarà una bella gara, bella maratona, la prima volta, quindi ci divertiamo, perché anche mi piace visitare Praga, è una bella città, così mi hanno detto. Grazie che avete visto il video, mi raccomando mettete like e seguite il canale. E ciao!